Vostra Maestà, signor Primo Ministro, fratelli vescovi, distinte autorità, signore e signori, ringrazio Vostra Maestà per la cordiale accoglienza e per il cortese indirizzo di saluto. Sono molto lieto di visitare il Belgio. Quando si pensa a questo paese, si evoca contemporaneamente qualcosa di piccolo e di grande. Un paese occidentale e al tempo stesso centrale, come se fosse il cuore pulsante di un gigantesco organismo. In effetti, le proporzioni e l'ordine delle grandezze ingannano. Il Belgio non è uno stato molto stesso, ma la sua peculiare storia ha fatto sì che subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale i popoli europei, stanchi e sfiniti, iniziando un serio cammino di pacificazione, collaborazione e integrazione, hanno guardato al Belgio come sede naturale delle principali istituzioni europee. Per il fatto di essere sulla linea di faglia tra mondo germanico e mondo latino, confinante con Francia e Germania, che più avevano incarnato le antitesi nazionalistiche alla base del conflitto, esso apparve come luogo ideale, quasi una sintesi dell'Europa, da cui ripartire per la sua ricostruzione fisica, morale e spirituale. Si direbbe che il Belgio sia un ponte tra il continente e le isole britanniche, tra l'area di matrice germanica e quella francofona, tra il sud e il nord dell'Europa. Un ponte per permettere alla concordia di espandersi e di far indietreggiare le controversie. Un ponte dove ciascuno, con la sua lingua, la sua mentalità, le sue convinzioni, incontra l'altro e sceglie la parola, il dialogo, la condivisione come mezzi per relazionarsi. Un luogo dove si impara a fare della propria identità non un idolo o una barriera, ma uno spazio ospitale da cui partire e a cui ritornare, dove promuovere validi interscambi e cercare insieme nuovi equilibri, costruire nuove sintesi. Il Belgio è un ponte che favorisce i commerci, mette in comunicazione e fa dialogare le civiltà. Un ponte dunque indispensabile per costruire la pace e ripudiare la guerra. Si comprende bene allora quanto sia grande il piccolo Belgio. Si capisce come l'Europa ne abbia bisogno per ricordare a se stessa la sua storia, fatta di popoli, culture, di cattedrali, università, di conquisti e dell'ingegno umano, ma anche da tante guerre e di una volontà di dominio che è diventata a volte colonialismo e sfruttamento. L'Europa ha bisogno del Belgio per portare avanti il cammino di pace e di fraternità tra i popoli che la compongono. Questo Paese ricorda a tutti gli altri che, quando sulla base delle più varie e sostenibili scuse si comincia a non rispettare più confini e trattati e si lascia alle armi il diritto di creare il diritto, sovvertendo quello vigente, si scoperchia il vaso di Pandora e tutti i venti incominciano a soffiare violenti, squassando la cassa e minacciando di distruggerla. In questo momento storico credo che il Belgio ha un ruolo molto importante. Siamo vicini a una guerra quasi mondiale.
La concordia e la pace, infatti, non sono una conquista che si ottiene una volta per tutte, bensì un compito e una missione. La concordia e la pace sono un compito e una missione. Una missione incessante da coltivare, da curare con tenacia e pazienza. L'essere umano, infatti, quando smette di fare memoria del passato, quando smette di fare memoria del passato e di lasciarsene istruire, possiede la sconcertante capacità di tornare a cadere anche dopo che si sia finalmente rialzato, dimenticato le sofferenze e i costi spaventosi pagati dalle generazioni precedenti. In questo la memoria non funziona, è curioso. Sono altre forze che siano nella società, nelle persone che ci fanno cadere sempre nelle stesse cose. In questo senso il Belgio è quanto mai prezioso per la memoria del continente europeo. Essa infatti mette a disposizione argomenti inoppugnabili per sviluppare un'azione culturale, sociale e politica costante e tempestiva, coraggiosa e insieme prudente, che escluda un futuro in cui nuovamente l'idea e la prassi della guerra diventino un'opzione percorribile con conseguenze catastrofiche. La storia, lo sappiamo, magistra, vite, maestra della vita, troppo spesso inascoltata, dal Belgio chiama l'Europa a riprendere il suo cammino, a ritrovare il suo vero volto, a investire nuovamente sul futuro, aprendosi alla vita, alla speranza, per sconfiggere l'inverno demografico e l'inferno della guerra. E sono due calamità in questo momento. L'inferno della guerra, lo stiamo vedendo, che può trasformarsi in una guerra mondiale, e l'inverno demografico. In questo dobbiamo essere pratici. Fare figli. La Chiesa Cattolica vuole essere una presenza che, testimoniando la propria fede in Cristo risorto, offre alle persone, alle famiglie, alle società e alle nazioni una speranza antica e sempre nuova, una presenza che aiuta tutti ad affrontare le sfide e le prove, senza facili entusiasmi né cupi pessimistici, ma con la certezza che l'essere umano, amato da Dio, ha una vocazione eterna di pace e di bene. E non è destinato alla dissoluzione o al nulla. Tenendo fisso lo sguardo a Gesù, la Chiesa si riconosce sempre come la discepola che con timore e tremore segue il suo Maestro, sapendo di essere santa in quanto costituita da Lui, e al tempo stesso fragile, santa e peccatrice, ambedue. Al tempo stesso fragile e mancante dei suoi membri, ma completamente adeguata al compito affidatole che sempre la supera. Essa annuncia una notizia che può colmare i cuori di gioia e con le opere di carità e le innumerevoli testimonianze di amore al prossimo, e che cerca di offrire segni concreti e prove dell'amore che la muove. Essa, tuttavia, vive nella concretezza delle culture e delle mentalità di una determinata epoca, che contribuisce a plasmare o che in qualche modo a volte subisce e non sempre comprende e vive il messaggio evangelico nella sua purezza e completezza. La Chiesa è peccatora, peccatrice, è santa e peccatrice. In questa
perenne coesistenza fra santità e peccato, questa coesistenza di luce e ombra vive la Chiesa con esiti spesso di grande generosità, splendida dedizione e a volte purtroppo con l'emergere di dolorose controtestimonianze. Penso alle drammatiche vicende degli abusi sui minori, al quale il primo ministro si è riferito. Una piaga, anche il re, una piaga che la Chiesa sta affrontando con decisione e fermezza, ascoltando e accompagnando le persone ferite e attuando in tutto il mondo capillare programma di prevenzione, Fratelli e sorelle, questa è la vergogna che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano e chiedere perdono a risolvere il problema, la vergogna degli abusi minorili. Noi pensiamo al tempo dei santi innocenti e diciamo, oh, che tragedia, cosa ha fatto il re Erode. Ma oggi, nella stessa Chiesa, c'è questo crimine. E la Chiesa deve vergognarsi e chiedere perdono e cercare di risolvere questa situazione con l'umiltà cristiana e mettere tutte le cose, tutte le possibilità perché questo non succeda più. Qualcuno mi dice, ma santità, pensi che secondo le statistiche la grande maggioranza degli abusi si dà in famiglia o nel quartiere o al mondo dello sport, nella scuola? Se uno solo è sufficiente per vergognarsi. Nella Chiesa dobbiamo chiedere perdono di questo e che gli altri chiedano perdono dalla sua parte. Questa è la nostra vergogna e la nostra umiliazione. Sono stato rattristato a questo proposito di un altro fenomeno. Le adozioni forzate avvenute anche qui in Belgio tra gli anni 50 e 70 del secolo scorso. In quelle spinose storie si mescolò l'amaro frutto di un reato e di un crimine con ciò che era purtroppo l'esito di una mentalità diffusa in tutti gli strati della società, tanto che quanti agivano in base ad essa ritenevano in coscienza di compiere il bene, sia del bambino sia della madre. Spesso la famiglia e altri attori sociali, compresa la Chiesa, hanno pensato che per togliere lo stigma negativo che purtroppo a quei tempi colpiva la madre non sposata, fosse preferibile per il bene di entrambi, madre e bambino, che quest'ultimo venisse adottato. Ci furono persino casi nei quali ad alcune donne non venne data la possibilità di scegliere se tenere il bambino o darlo in adozione. E questo succede oggi in alcune culture, in qualche paese. Come successore dell'Apostolo Pietro, prego il Signore affinché la Chiesa trovi sempre in sé la forza per far chiarezza e per non uniformarsi alla cultura dominante, anche quando tale cultura utilizzasse, manipolandoli, valori che derivano dal Vangelo, per trarne però indebite conclusioni con il loro pesante esito di sofferenze e di esclusione. Prego affinché i responsabili delle nazioni, guardando al Belgio e alla sua storia, sappiano trarne insegnamento, in questo modo risparmiare ai loro popoli sciagure senza fine e lutti senza numero. Prego affinché i governanti sappiano assumersi la responsabilità, il rischio e l'onore della pace e sappiano allontanare l'azzardo, l'ignominia,
le assurdità delle guerre. Prego affinché temano il giudizio della coscienza, il giudizio della storia di Dio, e convertano lo sguardo e i cuori mettendo sempre al primo posto il bene comune. In questo momento nel quale l'economia si è sviluppata tanto, vorrei sottolineare che in qualche paese gli investimenti che danno più redditi sono le fabbriche delle armi. Maestà, signore e signori, il motto di questa visita nel vostro paese è En route avec Spérance. Mi fa riflettere il fatto che Spérance sia scritto con la maiuscola. Mi dice che la speranza non è una cosa che durante il cammino si porta nello zaino, no. La speranza è un dono di Dio. Forse è la virtù più umile, diceva lo scrittore Malet, più umile, ma quella che non fallisce mai, non delude mai. La speranza è un dono di Dio e si porta nel cuore. E allora voglio lasciare questo augurio a voi, a tutti gli uomini e le donne che vivono in Belgio. Possiate anche chiedere e accogliere questo dono dello Spirito Santo, la speranza, per camminare insieme con speranza nella strada della vita e della storia. Grazie.